Actually, the NCP, they want to make agreement with the SPLA North for the vaccination of the children. But right now, as you see, that clouds of smoke, this one bomb from Jet 24, right now it kills two children. Saluto a tutti gli amici del blog di Beppe Grillo, ringrazio soprattutto per questo invito e per questa occasione di parlare ancora una volta di Darfur e in particolare di tutto il Sudan, perché purtroppo la situazione è sempre più grave e si stanno consumando crimini contro l'umanità e un vero e proprio genocidio nel silenzio della comunità internazionale. Tanto per cambiare, ci sono i veti contrapposti e quando non ci sono determinati interessi la gente può morire nell'indifferenza di chi avrebbe il potere di fare qualcosa e invece non lo fa. Da un anno a questa parte, come ha denunciato l'alto commissario per i diritti umani dell'ONU, si sta perpetrando un'azione simile sui Monti Nuba, una realtà sudanese composta soprattutto da etnie locali africane di pelle nera, e come è stato per il Darfur si sta cercando di far scappare le popolazioni locali per poi ripopolarle con popolazioni filo-arabe o comunque con maggiore sintonia con il governo sudanese. Nel primo semestre del 2014 ci sono stati oltre 400.000 nuovi sfollati e vengono accolti nei campi di profughi in Darfur, che sono al collasso e in condizioni davvero al limite della sopravvivenza. Infatti questo poi lo vediamo anche sulle nostre coste come risvolto, perché molti dei immigrati che arrivano in Italia sono sudanesi. Per cercare di portare l'attenzione sia del governo italiano ma in Europa del problema, abbiamo organizzato la visita di un ex inviato ONU, Mukesh Kapila, che è stato proprio colui che ha denunciato il genocidio del Darfur. Oggi Kapila è un professore di diritto umanitario a Manchester e porta avanti quest'opera di denuncia. In questi giorni Kapila è stato ascoltato dal Comitato di diritti umani della Camera, che tra l'altro è stato presieduto dall'onorevole Scagliusi del Movimento 5 Stelle, e l'altro onorevole presente era sempre del Movimento 5 Stelle, era l'onorevole Spadoni, che voglio ringraziare pubblicamente proprio per la grande attenzione che hanno dato a questo tema. Abbiamo fatto incontri con studenti sia universitari che di istituti superiori e cogliamo nella gente, soprattutto nei giovani, un grande interesse per quel che concerne il rispetto dei diritti umani e la tematica dell'immigrazione, perché si avverte questo accrescimento di presenze di rifugiati nel nostro paese e si vuole capire meglio le ragioni
per le quali arrivano queste persone nel nostro paese e del perché queste persone non vengano aiutate nei loro paesi per poter vivere serenamente senza dover scappare. Ecco, io sono certa che anche grazie all'aiuto del Movimento 5 Stelle, che tanto sensibilizza su certe tematiche, si possa dare una spinta a questi argomenti che purtroppo sono sempre dimenticati, superati dalla politica interna, dalle necessità dovute alla crisi, perché io comprendo che sembra tutto così lontano, ma non lo è, perché tutto ciò che può avvenire in Sudan e che poi porta migliaia di persone a fuggire per poi sperare di trovare rifugio in un paese come il nostro, perché poi noi siamo il primo terminale di queste fughe, a quel punto poi è un nostro problema. Quindi io vorrei far comprendere l'importanza di politiche diverse, è il momento di cambiare politica nei confronti di ciò che avviene nei paesi lontani, nei paesi che magari non hanno un interesse geopolitico rilevante, ma che non può più essere una discriminante. Sono cambiate tante cose, vediamo quello che sta succedendo in territori come l'Iraq, come la Siria. Non possiamo sottovalutare quello che sta avvenendo in Sudan, perché il Sudan potrebbe essere anche peggio, è stato già in passato dimostrato che è un paese che ha accolto terroristi, è un paese che produce armi, è un paese che non permette a tutta la popolazione di vaccinarsi. Non prendere in considerazione ciò che sta avvenendo in Sudan è un gravissimo errore che può ritorcersi contro tutta la comunità internazionale.